opere di un artista famoso faentino, Pietro Melandri, nello stand dedicato ad Aria d'Italia con Marco Rosio, che è il fondatore di questa realtà, realtà che tratta di antiquariato, quindi antiquariato nell'ambito delle arti forgiate ovviamente con il quando e dove nasce questa passione, questa dedizione che è diventata poi un'occupazione? Ma allora, noi abbiamo accettato l'invito da parte del MiArt, che già l'anno scorso aveva aperto una piccola sezione dedicata al design del Novecento, e quest'anno si è voluta ampliare, e chiamati alla raccolta dalla nostra amica gallerista Luisa Delle Piane, la fiera ha voluto dotarsi di una sezione di gallerie che presentano, diciamo, nuove proposte nell'ambito di artisti del Novecento che hanno pure fatto mobili, arredi, oppure persone come noi che da tanti anni compriamo e vendiamo arti decorative del Novecento, quindi illuminazione, mobili, arredi creati principalmente in Italia dai primi del Novecento fino agli anni 60 e 70. Quindi noi abbiamo fatto uno stand, diciamo, proprio dedicato all'arredamento della casa, a parte i pannelli, appunto, che tu citavi prima, che provengono da un caffè pasticceria di Messina che fu già aperto negli anni 30 e che era un ritrovo dove gli attori americani nel dopoguerra andavano per ritirare i premi Donatello del cinema, e che fu decorato da Pietro Melandri, che è un ceramista di Faenza, che negli stessi anni aveva decorato le navi progettate da Gio Ponti, il Conte Grande e il Conte Biancamano, che furono le navi che partirono dall'Italia e per la prima volta sbarcarono a Buenos Aires e a Rio de Janeiro, portando quello che era il nuovo che stava creandosi nell'Italia risolta dalle macerie. Infatti anche queste sedie dove siamo seduti sono di Cassina dei primi anni 50 e testimoniano quello che è stato poi lo sviluppo della storia del design italiano. Poi abbiamo oggetti di Gio Ponti, che è stato ovviamente l'autore più importante del Novecento italiano, oltre a essere l'editore di Domus, che creò all'epoca il mercato del Novecento. E l'illuminazione di Fontana Arte, che è l'illuminazione più ricercata dal mercato internazionale, più io sono specialista nei vetri di Benini, che qui sono esposti in una libreria creata da Osvaldo Borsani nel 1950. Quindi tutto ciò che è stato prodotto in Italia nel Novecento. Ecco, diciamo, rispetto agli altri noi difettiamo, nel senso che non presentiamo nessun oggetto di produzione contemporanea, ma diciamo arredamento classico che però per l'epoca fu abbastanza rivoluzionario. E su questo trovo che sia importante che il MiArt si allinei alle fiere come Basilea, dove di fianco alle proposte di arte moderna e arte contemporanea ci siano anche una sezione dedicata al design. Perché, diciamo, il mondo del mercato adesso si è molto ben diviso, ovvero le proposte sull'arte antica, sull'archeologia, sono legate alle fiere di Maastricht e alle fiere di Firenze o a Parigi, mentre le proposte di design ormai sono condensate a Miami, Basel, Miami a dicembre, e Milano nel piccolo può essere competitiva in questo. Vedo che sono le stelle che ci urlano dietro. Diciamo che ringraziamo Marco Rosio di Aria d'Italia, ci ha illustrato un mondo che spesso non è conosciuto, spesso non è valorizzato nel mondo dell'esposizione artistica internazionale. Sì, anche perché bisogna dire che negli ultimi anni, col fatto che c'è stata una grossa riduzione delle fiere d'antiquariato tradizionali, proprio perché purtroppo il mondo dell'antiquariato degli oggetti antichi si è molto ridotto, allora a quelle fiere dove partecipavano i nostri bravissimi colleghi esperti di Novecento si sono sempre meno esposte a livello delle fiere proprio il mondo del Novecento storico italiano. Speriamo che l'abbinata col mondo delle fiere dell'arte moderna, dell'arte contemporanea,
cioè possa avere anche un nostro sviluppo del nostro settore. Speriamo appunto in questo sposalizio. Grazie mille. Mi auguro 2014.